Diego Padovan e sono l'amministratore di Siloc. Siloc è una società, una startup innovativa che si occupa di cyber security. In particolare ci occupiamo di simulare quelli che sono gli attacchi hacker che avvengono quotidianamente sui nostri sistemi informatici. Siloc offre un hacker virtuale, ovvero la possibilità per ognuno, anche privo di competenze tecniche, di accedere a un'etica hacker virtuale che testa il sistema informatico, il sito web, qualsiasi tipologia di risorse esposte online e racconta in parole semplici ma anche con dati molto tecnici quali sono gli elementi di vulnerabilità del sistema e quindi come porvi rimedio e quindi lavorare in sicurezza sulle informazioni. In Industria 4.0 l'elemento cyber security è fondamentale e dovrebbe essere introdotto all'interno del processo decisionale. Questo perché Industria 4.0 significa migrare il proprio core business, la propria capacità produttiva verso un sistema sempre più indipendente dall'intervento umano e un sistema in grado anche di interagire con elementi esterni alla propria organizzazione aziendale. Questo perché si mira alla co-creazione di valore tra diversi soggetti in maniera sempre più automatizzata. La cyber security quindi rientra, ed è un elemento sicuramente importante in quest'ambito, perché questa trasposizione in un mondo sempre più digitale significa scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni automatizzato avviene attraverso delle macchine e queste macchine devono essere testate e messe in sicurezza per evitare che ci siano falle e quindi possibilità di perdita di informazioni molto importanti, che sono quelle per esempio a carattere personale, oppure perdita di informazioni a carattere industriale e quindi legate alla sicurezza del proprio core business. Quindi la cyber security è un elemento sicuramente che andrà via via sempre più preso in considerazione e la cosa importante che dovrebbe essere preso in considerazione sin dall'inizio della progettazione di un percorso verso l'industria 4.0. Questo perché spesso le soluzioni cyber security possono avere un impatto importante anche in termini di costi e quindi coinvolgere sin dall'inizio della progettazione, quindi non seguire di by design, non by default, è un elemento che può essere in alcuni casi sicuramente di estrema importanza se e come intraprendere un determinato progetto e quali sono le modifiche o eventualmente le migliorie da apportare. Quindi in questi termini, Industria 4.0, la cyber security dovrà essere, o perlomeno sarà sicuramente sempre più importante. In termini di competenze sicuramente stiamo vedendo un trend negativo in atto. Recentemente le pubblicazioni anche da Istat, nonché di ricerche da parte di enti terzi indipendenti, mostrano come l'incremento degli attacchi hacker va anche di pari passo con il decremento delle competenze che ci sono all'interno delle aziende. Circa un terzo delle aziende delle piccole e medie imprese oggi è stimato sia completamente impreparato agli attacchi hacker. Questo è un fattore molto importante perché da una parte questa impreparazione viene compensata con l'utilizzo di personale o software esterno, però nei due terzi dei casi queste aziende si è scoperto che non utilizzano affatto alcuna tipologia di preparazione sia in termini tecnici che in termini di risorse umane. Attendere quindi nel prossimo futuro è stato stimato che questo gap di competenze crescerà sempre di più perché la complessità del tema cyber security è in evoluzione e l'accesso a risorse, persone competenti in termini di cyber security si sta via via riducendo perché effettivamente è una materia abbastanza complessa da richiedere sia conoscenze che esperienze. E ad oggi, con l'incremento dell'esposizione online delle aziende, soprattutto in post-pandemia, ha aumentato tantissimo la domanda di queste figure e quindi il mercato comincia a essere veramente vivo. È allora lì che è importante riuscire a trovare un partner esterno, quantomeno per ridurre questo impatto di gap, quindi di skill mancante all'interno dell'azienda, perché effettivamente è necessaria una formazione mirata. Tant'è vero che nella maggior parte dei casi
e gli attacchi hacker oggi sono dovuti a carenze interne, quindi ad attacchi di tipo phishing, quindi significa che le persone oggi come oggi non riconoscono effettivamente quando espongono il sistema informatico dell'azienda in cui lavorano agli attacchi hacker. Una società o una piccola e media impresa, ma anche una grande impresa che si appresta a entrare all'interno di Industria 4.0 sicuramente deve cominciare a pensare in termini di gestione del rischio delle proprie informazioni. Cosa significa questo? Che devono avere innanzitutto contezza delle informazioni che hanno all'interno del proprio sistema. E quindi qual è l'importanza dell'informazione come asset che viene gestito all'interno dell'azienda. E per fare questo devono passare attraverso un processo che oggi viene definito processo di assessment, quindi di conoscenza di quali sono i limiti e i rischi nella gestione dei dati interni all'azienda. Questo perché? Perché quando andiamo a lavorare, ad evolvere verso l'industria 4.0 significa introdurre automazione, introdurre anche dialogo con soggetti esterni, che può essere semplicemente un cloud provider. Questo significa esporci al rischio di trasmissione in chiaro di dati, di utilizzo di software non perfettamente in linea con le politiche di sicurezza minime, e quindi significa che l'azienda deve seguire un processo di awareness in termini di sicurezza informatica. Si parte sia in termini di formazione, quindi bisogna essere preparati, bisogna avere le risorse in grado di comprendere l'importanza della sicurezza informatica, perché ripeto, nell'industria 4.0 un asset molto importante è il dato, sia esso sensibile, quindi che riguarda aspetti particolari delle persone, ma anche in termini di sicurezza per progetti, ad esempio con segreti industriali particolarmente importanti. Quindi da una parte abbiamo l'informazione che deve essere gestita consapevolmente da parte dei soggetti, quindi incaricati all'interno dell'azienda, ma anche dei sistemi stessi. Quando parliamo di sistemi, innanzitutto dobbiamo pensare che la società deve essere pronta a gestire i propri asset in maniera consapevole. Questo quindi significa conoscere gli asset e i loro limiti. Cosa voglio dire? Quando parliamo di limiti degli asset informatici significa sapere attraverso ad esempio dei test, attraverso delle analisi specifiche, il grado di aggiornamento delle proprie macchine, quali sono le necessità di incremento in termini di potenza sia del software, ma soprattutto in termini di gestione degli strumenti a sicurezza delle informazioni, che vanno un po' di pari passo. E quindi questi sono gli elementi più importanti e immediati che ci consentono di progettare un approdo verso l'industria 4.0. Quindi consapevolezza, quindi significa autodiagnosi, significa preparazione sia in termini di persone, in termini tecnici, ma anche in termini ad esempio di processi. Quindi va pensato anche un adeguamento in termini di processi, quindi di policy per la gestione delle informazioni e della sicurezza delle stesse informazioni. Ecco, società come Siloc, per esempio, aiutano in questo percorso in maniera molto specifica e molto focalizzata sull'individuare tutte quelle che sono gli elementi di vulnerabilità. Quindi significa di fatto simulare un vero e proprio attacco hacker senza le conseguenze appunto dell'attacco hacker, però già avere un test, quindi una prova, una conoscenza di quali sono i miei elementi, dove possono sfuggirmi le informazioni, quali sono i punti in cui il mio sistema potrebbe crollare. Questo aiuta sicuramente nel passaggio successivo nell'incrementare appunto la sicurezza e non solo, anche cominciare a costruire quello che dovrebbe essere un sistema di resilienza, ovvero di recupero in caso di attacchi informatici. Questo è un po' per riassumere cosa significa affacciarsi all'industria 4.0 anche in termini di cybersecurity.